continua a tenere tutti in apprensione, ma intanto proseguono gli interventi di pulizia. Nell'Acese, riflettori sulla Villa Belvedere, su Scilly Kenti e Pennisi. Anno scolastico alle porte, ad Acireale avviati interventi di pulizia negli edifici scolastici. In alcuni plessi in arrivo anche banchi, sedie e appendiabiti. Calcio dilettanti, riparte dal campionato di promozione il calcio giocato ad AC Buonaccorsi. Ieri sera la presentazione. L'informazione di TG Reporter News. Benvenuti a questo nostro appuntamento. In primo piano, rimozione della cenere vulcanica ad Acireale. Tre al momento le iniziative in programma, con l'intervento di pulizia nella Villa Belvedere e quelli nelle frazioni di Scilly Kenti e Pennisi. Vediamo. In questi giorni ad Acireale molti cittadini non mancano di guardare l'Etna, che continua a fumare con qualche emissione leggermente più corposa, con relativa preoccupazione di chi osserva, non mancando inoltre nel contempo di vedere come in città ancora molte zone siano ricoperte dalla cenere lavica. Si sfoglia in tal modo la Margherita con riferimento alla promessa del sindaco Barbagallo, che ha garantito, naturalmente Etna permettendo, un territorio acese pulito entro 15 o al massimo 20 giorni. Intanto riflettori puntati sulla Villa Belvedere, che nella mattinata di domani sarà oggetto di pulizia dalla cenere lavica ad opera dei migranti seguiti dal sistema accoglienza e integrazione. Per tale ragione il più grande antico polmone verde della città resterà così chiuso. L'iniziativa è frutto della collaborazione fra il Consorzio di Cooperative Sociali, il Nodo di Catania, e il Comune di Acireale. Ad accogliere domani i giovani che vivono in piccoli gruppi nell'ambito del comprensorio etneo vi sarà il primo cittadino acese. Sempre a proposito di rimozione della cenere lavica, domani mattina il personale della città metropolitana di Catania sarà in azione nella frazione acese di Scilly Kenti, lungo un tratto di via provinciale, arteria di pertinenza dell'ente etneo. Il sito interessato, per il quale è stato istituito il divieto di sosta con rimozione su ambo i lati, con orario dalle 6 alle 14, è compreso fra le vie Sabaudi e Guardia Stazzo. L'intervento comprenderà pure la pulizia del piazzale adibito a parcheggio adiacente alla scuola primaria. Da Scilly Kenti ad un'altra frazione acese, cioè Pennisi, dove per la giornata di giovedì la polizia locale ha predisposto una serie di divieti di sosta con rimozione, in quanto il comune procederà alla pulizia della cenere vulcanica. Ad essere interessate, oltre alla piazza antistante alla chiesa, poi le vie Cerami, Bertiolo, Sciare Pennisi, Caccamo, Rigolato e Torretta. A margine di tutto ciò, con una nota che in un certo senso può essere interessante per comprendere i costi, nel caso specifico per Acireale, connessi alla rimozione della cenere lavica, espressa dal sindaco Roberto Barbagallo nel corso di un recente consiglio comunale. Il territorio di Acireale può contare così su una rete viaria che si aggira sui 250 km quadrati di superficie. Conti in tasca, ma a bocce ferme, si stima perciò una spesa intorno al 1 milione di euro per ripulire il quantitativo di cenere lavica che ha ricoperto vie e piazze della città e delle frazioni, con un conferimento in discarica che peraltro è fuori del servizio del piano economico finanziario, per cui va a costituire un ulteriore aggravio di spesa. Tutti i comuni, dovendo affrontare tali spese, ora guardano perciò alle decisioni del governo riguardo il possibile contributo che sarà erogato dopo la mobilitazione dichiarata dal dicastero di Nello Musumeci. E parliamo dei controlli da parte della polizia ferroviaria. Oltre 600 le persone sottoposte ai controlli nell'ambito dell'operazione Stazioni Sicure, volta ad incrementare il livello di sicurezza in ambito ferroviario nei principali snodi regionali. Tra i risultati più rilevanti, il sanzionamento a Palermo di un passeggero trovato in possesso di stupefacenti e a Catania di due viaggiatori per l'attraversamento dei binari invece dell'utilizzo degli appositi sottopassaggi. Irregolarità igienico-sanitarie, frodi in commercio e sequestro di alimenti. Un ricco bilancio, quello dei controlli messi in atto a Catania da parte dei carabinieri e polizia in varie attività di ristorazione. Vediamo.
Attività di ristorazione, tra carenze igienico-sanitarie e mancata tracciabilità degli alimenti, al centro dell'intensa rete di controlli messa in campo a Catania da carabinieri e polizia al fianco della sicurezza dei consumatori. Militari della compagnia di Piazza Dante, coadiuvati da NAS e polizia locale, attivi nel centro storico con numerosi locali e punti di smercio di alimenti segnalati per irregolarità. Da un locale di Piazza Giovanni XXIII, gestito da una 49enne multata per carenze igienico-sanitarie, ad un locale di Piazza Gandolfo usato come area di stoccaggio alimentare senza autorizzazione, da un ristorante da incubo in via Collegiata alla sempiterna occupazione abusiva di suolo pubblico. Non sono mancati controlli e food truck, i paninari di Piazza Giovanni XXIII, con ben 4 camioncini multati per occupazione abusiva di suolo pubblico. Ammontano complessivamente a 5.000 euro le sanzioni elevate. Un classico della ristorazione catanese, la carne equina, al centro invece del maxi sequestro operato dagli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura. Ben 70 kg di carne priva di tracciabilità sono stati sequestrati in una macelleria equina di via Plebiscito, a seguito di controlli che avevano già portato alla denuncia del titolare per la presenza di braciere, tavoli e sedie allestite senza autorizzazione e irregolarità nella conservazione degli alimenti, con l'elevazione di sanzioni per un ammontare complessivo di oltre 6.500 euro. Sempre in via Plebiscito, gravi irregolarità igienico-sanitarie, mancate indicazioni degli ingredienti nel menù e irregolarità strutturali varie sono costate la denuncia e il sanzionamento per un ammontare di 3.000 euro al titolare di una trattoria. Maxi stangata infine per il titolare di un ristorante in via Gesualdo Clementi. Non solo carenze igienico-sanitarie con il conseguente sequestro di 40 litri di olio d'oliva e 60 kg di salumi privi di tracciabilità, ma anche l'abitudine di vendere tonno rosso decongelato come fresco senza che si trattasse la specie in questione, che è costato al titolare la denuncia per frode in commercio di prodotti alimentari e l'elevazione dell'ingente multa di oltre 7.000 euro. A Mascali infine, nella località balneare di Fondachello, gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Acireale hanno eseguito il sequestro di diversi chili di carne bovina, suina, equina, salumi e verdure in cattivo stato di conservazione e prive di tracciabilità in un negozio mobile dotato di un congelatore orizzontale privo di controllo della temperatura. Il titolare è stato denunciato e multato per un ammontare di 5.000 euro. Continuava a spacciare nonostante l'affidamento in prova ai servizi sociali. I carabinieri della stazione di Paternò hanno arrestato in flagranza una 36enne del posto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'uomo è stato pizzicato nei pressi di un centro scommesse in possesso di 5 dosi di cocaina e la somma di 100 euro provento dello spaccio. Nonno pusher in manette a Catania. Gli agenti della squadra volanti dell'unità cinofili della questura hanno arrestato un 79enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una serie di controlli l'attenzione dei poliziotti è stata attirata da un insolito via vai in un'abitazione. L'utilizzo dei cani poliziotto Maui e Ares ha permesso di identificare un anziano signore residente nella palazzina e di avviare la perquisizione che ha portato al rinvenimento di una busta contenente hashish e marijuana. L'uomo è stato sottoposto ai domiciliari. Adesso chiudiamo la prima parte del nostro telegiornale, a tra poco con le altre notizie. Fiera dello Ionio. Dal 6 al 15 settembre nel centro storico di Acireale, l'eccellenza dell'artigianato e dell'agroalimentare. Esposizione di prodotti di qualità, estemporanee ed artigiani, degustazioni di preparati siciliani. Nel corso delle serate, musica, spettacoli, animazione, artisti di strada, cabaret e tanto altro. Fiera dello Ionio. Dal 6 al 15 settembre nel centro storico. Aperta tutti i giorni dalle 17 alle 23. La domenica anche di mattina dalle 10 alle 13. Organizzazione a cura dell'assessorato attività produttive della città di Acireale, con la regione siciliana e la Camera di Commercio Sud-Est Sicilia. Se si tratta di mangiare buon pesce, Pianeta Mare. Oggi, dalla grande esperienza della pescheria, è nato il ristorante Pianeta Mare, un'elegante location dove puoi gustare tantissime specialità e il pescato del giorno. Pianeta Mare, un posto sicuro dove approdare per la qualità di ciò che ti viene offerto, per la cordialità di chi ti serve al tavolo. Pianeta Mare, ristorante a Capomulini, in via Garitta 14 16 18, all'inizio del lungomare subito a destra. Pescheria in via dei Casali di Aci 6, Acireale. Pianeta Mare, l'eccellenza del mare. Nei supermercati Tocca
ti aspetta una fresca convenienza con le nuove offerte dal 20 al 29 agosto. Birra Moretti 33 cl per 3, 1,89 euro. Gelato Sorbetteria San Montana vaschetta da 1 kg, 3,49 euro. Ace detersivo lavatrice liquido 27 lavaggi per 3, 6,99 euro. Farmacia Impellizzeri. Passione e professionalità a tua disposizione. Oltre ai farmaci, tanti servizi. Screening, servizio di oltrepressorio e cardiaco, ECG, MOC, controlli al sangue immediati. Banco etico, reparto cosmesi, reparto celiachia e alimentazione speciale, consulenza nutrizionale e sportiva. Farmacia Impellizzeri è anche app per le promo e prenotazioni. Consegna con PharmaLocker H24 o a domicilio. Farmacia Impellizzeri. Ti aspettiamo in via Giovanni Verga 47 ad Acireale, anche solo per un consiglio. Da Garozzo SRL, rivenditore Renault e Dacia, sappiamo come consigliarti. Ti offriamo le migliori promozioni del momento e una gamma di modelli all'insegna dell'innovazione, del piacere della guida e dell'efficienza dei consumi. Se hai scelto Renault o Dacia, il rivenditore autorizzato è Garozzo SRL. Assistenza tecnica con personale qualificato. Garozzo SRL, autorizzato Renault e Dacia, ad Acireale, in via Loreto Balatelle 144. Per info 095 765 1805. Autoriparatori di fiducia da sempre. Ad Acireale, in vista della riapertura delle scuole, al via gli interventi di pulizia e di manutenzione ordinaria in tutti i plessi del territorio. Con l'anno scolastico ormai alle porte, ad Acireale si mette in moto il servizio di edilizia scolastica che ha avviato gli interventi di pulizia e manutenzione ordinaria in tutte le scuole del territorio comunale. L'obiettivo dichiarato è quello di garantire agli studenti edifici scolastici puliti e ordinati. Insieme con il sindaco Roberto Barbagallo, afferma l'assessore ai lavori pubblici Salvo Licciardello, abbiamo predisposto interventi mirati di pulizia e rimozione della sabbia vulcanica dai tetti e da tutte le aree esterne degli edifici scolastici, nonché la manutenzione di tutte le aree a verde e piccoli interventi di manutenzione ordinaria all'interno dei plessi scolastici. Nel contempo, aggiunge Licciardello, l'ufficio ambiente provvederà alla verifica dei siti di conferimento differenziato dei rifiuti posti all'interno delle scuole, al fine di implementare i contenitori mancanti. Gli interventi, avviati oggi, riguarderanno tutti i plessi scolastici cittadini che, oltre alla pulizia, saranno attenzionati anche per quanto riguarda gli arredi e le attrezzature sportive. In base alle richieste pervenuteci, conferma l'assessore alla pubblica istruzione, Valentina Pulvirenti, stiamo provvedendo all'acquisto di banchi, sedie e appendiabiti e delle attrezzature sportive. Faremo il possibile affinché i nostri alunni possano iniziare serenamente il nuovo anno scolastico con tutto il necessario. E noi continuiamo a parlare di scuole, in quanto l'assessore alla pubblica istruzione Valentina Pulvirenti ricorda all'utenza che è aperta la piattaforma per l'iscrizione al servizio di refezione scolastica, rivolta ai minori frequentanti le scuole dell'infanzia e scuole primarie che effettuano il tempo pieno. La domanda di iscrizione, sia per i nuovi iscritti sia per chi deve rinnovare, dovrà essere effettuata online sulla piattaforma disponibile al link www.eticasoluzioni.com/acireale/portalegend entro il 31 agosto. Non sarà possibile effettuare l'iscrizione rinnova agli utenti che abbiano un saldo negativo. Pertanto si invitano gli utenti che non sono in regola con i pagamenti a regolarizzare la propria posizione. E intanto ad Acireale proseguono gli appuntamenti estivi, dove si preannuncia un ricco fine settimana che si aprirà domani alle 21 in Piazza Duomo con la banda musicale della Brigata Aosta, che per la prima volta, grazie anche al fattivo impegno del consigliere comunale Saro Scalia, si esibirà ad Acireale. Giovedì 29 e venerdì 30 agosto al Palazzo del Turismo in via Ruggero VII è in programma la seconda edizione della Festa della Lettura e dell'Ascolto. La
prima serata Immagina sarà dedicata a bambini, genitori e nonni con letture animate e spettacoli a tema. Venerdì 30 invece è dedicato il programma, vi è un incontro con la scrittrice Nicoletta Verna che presenterà il romanzo I giorni di vetro e dialogherà con Marcello Proietto e Pina Spinella sul ruolo poliedrico delle donne. Ma andiamo a vedere il servizio. Sul finale degli appuntamenti di Acireale Estate 2024 c'è spazio anche per il mondo della fantasia e l'amore per i libri e la lettura. Il Palazzo del Turismo ospiterà giovedì 29 e venerdì 30 la seconda edizione della Festa della Lettura e dell'Ascolto. Stimolare la fantasia dei piccoli lettori, scopo della prima serata con il mitico Pinocchio di Collodi che farà da apripista a letture animate, spettacoli musicali e di marionette. La seconda serata avrà invece come protagonista d'eccezione la scrittrice Nicoletta Verna con la presentazione del romanzo I giorni di vetro e un'interessante tavola rotonda dedicata al tema il ruolo poliedrico delle donne. Abbiamo riproposto la formula che si è rivelata fortunata, una serata per i bambini e un'altra per gli adulti. Nella prima serata avremo come titolo Immagina, quindi daremo molto spazio all'immaginazione, che è un'abilità per i bambini fondamentale. La seconda serata avrà una madrina veramente d'eccezione, Nicoletta Verna, che è una scrittrice di Einaudi e ha pubblicato I giorni di vetro, un libro molto interessante. E poi chiuderemo con un confronto sul ruolo poliedrico delle donne, un confronto fra il libro della Verna, il libro Pietresante di Marcello Proietto con le sue protagoniste e il mio ultimo romanzo Ricordi con la sua, anche qui con le sue protagoniste. Ed invece a Milo è partita la 44esima edizione della Vini Milo, tradizionale manifestazione dedicata ai vini etnei e siciliani che si apre sempre più all'internazionalità. L'Etna è bianco, questa audace affermazione racchiude tutto il senso della masterclass che ieri pomeriggio al Centro Servizi di Milo ha ufficialmente aperto gli incontri di degustazione ed approfondimento che caratterizzano Vini Milo, la manifestazione dei vini del vulcano giunta alla 44esima edizione, che per due settimane riunisce a Milo esperti da tutta Italia. Un territorio incredibile che nel 2024 è arrivato a concentrare ben 26 cantine. Ieri focus su Carricante ed Etna Bianco Superiore nella degustazione a cura di AIS Sicilia, delegazione Ionico Etnea, condotta dai sommelier Federica Milazzo e Gioele Micali. Oggi è la prima masterclass che apre la kermesse di Vini Milo anche per questa 44esima edizione e sono stata onorata, insomma, di condividerla con Gioele, che ormai da 4 anni punta il focus proprio su quello che è il Carricante di Milo. Sì, grazie a Federica che è stata una vera compagna di viaggio in questo percorso che appunto, come diceva lei, apre ufficialmente la Vini Milo, si concentra su quello che è oggi la punta di forza e di diamante del territorio milese, quale il Carricante, una degustazione maratona con ben 21 etichette in degustazione, dove veramente si è fatto un viaggio attraverso non soltanto il Carricante di Milo, ma attraverso gli stili, le sfumature, le diverse contrade, gli stili produttivi. Una platea numerosa che ha riempito la sala, che ci ha permesso comunque di comprendere quali siano anche le differenze tra una contrada e un'altra, anche in termini diacronici dell'aspetto dell'evoluzione. Quindi sicuramente un momento di grandissima esperienza, di studio, di approfondimento dedicato al Carricante di Milo. Pochi chilometri, ma così ricchi di sfaccettature e sfumature. È stata una passeggiata che ha toccato questo territorio veramente pieno di mille sfumature e che abbiamo avuto, insomma, l'onore di approcciare in maniera così dettagliata. Prima ancora, nella mattinata di ieri, l'azienda Barone di Villa Grande ha accolto la conferenza stampa di presentazione della manifestazione organizzata da Comune di Milo, Proloco, con la collaborazione dell'IRVO e che dal 26 agosto all'8 settembre, accanto ad incontri per addetti ai lavori, vedrà nei weekend la consueta festa in piazza Belvedere con le due
postazioni, dei banchi d'assaggio, dei vini, in particolare l'enoteca all'aperto curata da Strada del Vino e dei Sapori dell'Etna, i prodotti agroalimentari e i presidi Slow Food. Una delle più importanti novità è la collaborazione più attiva con l'Istituto Regionale Vite Vini e Oli di Sicilia, che quest'anno praticamente, oltre alla classica collaborazione, ha fatto sì che fosse presente a Vini Milo il Master Wine Pietro Russo, che chiaramente darà un importante focus sui vini di Milo e dell'Etna in generale, quindi diciamo, questa è una presenza molto importante, quindi da sottolineare. Per il resto poi ci sono sempre un sacco di masterclass organizzate dalle varie associazioni che caratterizzano, diciamo, Vini Milo e la rendono sempre più una manifestazione di riferimento per il mondo enologico etneo sicuramente, ma anche siciliano e non solo, anche a livello nazionale. Alcuni focus addirittura riguardano delle masterclass che ospiteranno dei territori vulcanici o comunque vinicoli di altre parti d'Italia. Beh, Rirvo chiaramente è un ente che si occupa da 74 anni del settore vitivinicolo, si occupa di ricerca, sperimentazione, promozione e certificazione. Chiaramente la promozione è un'attività molto importante, riteniamo la Vini Milo una vetrina molto importante per quanto riguarda la promozione del vino, soprattutto del vino dell'Etna. In questo territorio abbiamo un bianco superiore che ormai ha assunto una dimensione internazionale. Fra le novità di quest'anno il conferimento del premio alla memoria di Mario Grimaldi a cura del Circolo Enofili Etnei alla tesi di Roberto Sturniolo. È una delle manifestazioni di punta del territorio dei vini Etna, quindi diciamo, noi siamo qui in forma di collaborazione, ma anche, diciamo, per arricchire anche un calendario, diciamo, che quest'anno è particolarmente interessante. Siamo in un territorio di vini bianchi, quindi diciamo, chiaramente siamo molto concentrato sui bianchi e sul bianco superiore in particolare. Milo conta circa 94 ettari, di cui 64 sono a Carricanti, quindi chiaramente una netta predominanza di bianchi, e infatti il tema fondamentale di ogni Vini Milo è proprio i vini bianchi Etna DOC. E noi adesso ci fermiamo per un altro stacco pubblicitario. Nella terza parte continueremo a parlare delle manifestazioni di quest'estate 2024 andando ad Aci Sant'Antonio, ma anche di sport. A tra poco. Vini Milo, centro di qualità permanente. La più antica manifestazione sull'Etna dedicata ai vini torna dal 26 agosto all'8 settembre a Milo per la 44esima edizione. I grandi vini dell'Etna, degustazioni, laboratori, masterclass, street food, abbinamenti e confronti, incontri letterari, artigianato e nei weekend l'isola del gusto con enoteca all'aperto e prodotti d'eccellenza siciliani bio e chilometro zero. Unica e plurale, torna sull'Etna la 44esima edizione di Vini Milo. Scopri il programma completo su vinimilo.it. Innova Sol Energy Solutions apre un nuovo showroom ad Acireale. Innova Sol progetta e realizza in tutta la Sicilia, chiavi in mano, impiantistica civile e industriale, realizzando sistemi fotovoltaici, solari termici, climatizzazione a pompa di calore. Innova Sol, un pool di professionisti presenti nel settore da oltre 15 anni, in grado di risolvere rapidamente, attuando le soluzioni più consone al caso, qualsiasi problema di risparmio energetico. Venite a trovarci nel nostro nuovo showroom in Piazza Europa 12 ad Acireale. Valuteremo insieme le proposte di mercato, le opportunità e i vantaggi. Per info e appuntamenti 095 293 9827. La qualità che conviene. Dal 23 agosto al 2 settembre in tutti i punti vendita Deco del gruppo Arena. Alcuni esempi: barattolino Samontana da 500 grammi vari gusti a 2,69 euro. Granarolo, mozzarella Tris oggi puoi o classica da 100 grammi per 3 a 1,89 euro. Pepsi da 1 litro classica o zero a 69 centesimi. La qualità che conviene. Dal 23 agosto al 2 settembre in tutti i punti vendita Deco del gruppo Arena. Inquadra il QR code e cerca il punto vendita più vicino a te su gruppoarena.it. Supermercati Deco, tradizione, qualità e convenienza.
Centro Analisi Morabito. Dal 1975 un concreto esempio di professionalità sulla diagnostica da laboratorio. Personale qualificato, strumentazioni mediche di ultimissima generazione. È dotato, unica struttura in Sicilia, del FADI ATM 250, il gold standard per le ricerche di allergie o malattie autoimmuni. Aperto alle 6:30 del mattino. Convenzionato con il Sistema Sanitario Nazionale. Gli esami vengono processati in sede, eliminando il rischio di contaminazioni dei campioni. Centro Analisi Murabito, via Kennedy 56Q2 a Cireale. Ehi tu, lo sai che sono cominciati gli sconti in farmacia Gallo? Dai un'occhiata! Estate pazza, prezzi da urlo! Biuchetasi a 8,90€. Scarpe Dr. Scholl meno 45%. Solari Vichy Rilastile Duri Age 1+1 maggio. Linea viso somatoline meno 40%. Linea corpo meno 30%. Misuratore di pressione a 29,90€. Pasta Emo fiocchi di riso a 7,99€. Magnesio e potassio 14 bustine 3,90€. Farmacia Gallo, via Nazionale Guardia 190. A Cireale, aperti anche la domenica dalle 9 alle 13. E come dicevamo in chiusura della seconda parte, continuiamo a parlare delle manifestazioni in programma per questa estate 2024. Ad ACI Sant'Antonio l'estate prosegue con un altro evento di punta. Questa sera in Piazza Maggiore Valerio Lundini e Iva Zanicchi con Innamorati della Vita Tour. Il caretto siciliano chiama ACI Sant'Antonio risponde. A testimoniarlo Piazza Maggiore con il suo numeroso pubblico che ieri sera ha gustato dall'inizio alla fine i vari momenti proposti, dalle premiazioni, una delle quali è andata al comico Giuseppe Castiglia, fino alla musica con il concerto dei Neri per Caso, che hanno interpretato i loro successi a cappella. E questa sera spazio ancora allo spettacolo, dal genere diverso, tra il sorriso e la riflessione, giocando con le parole sul filo del rasoio, a partire già dal titolo in sé, Innamorati della vita, in tour con Valerio Lundini e il suo gruppo Iva Zanicchi, che dai banchetti dei matrimoni hanno cominciato la loro ascesa. La location sarà sempre Piazza Maggiore con inizio alle 21:30, ingresso libero. La nostra idea quest'anno, quando abbiamo fatto il programma estivo, era che doveva esserci un po' di divertimento per tutti. Oggi abbiamo Valerio Lundini con il suo gruppo Iva Zanicchi, che i nuovi Elio e Storie Tese, cioè, fanno breccia nella, diciamo, in una generazione invece più giovane, e quindi l'idea è questo, che oggi offriamo invece uno spettacolo, quindi un turismo diverso rispetto a quello delle altre sere. È una sfida e sono convinto che risulterà vincente. Lo spettacolo rientra nell'ambito del programma dell'estate sant'antonese e rappresenta l'unica data in Sicilia, al punto che c'è stato un tam tam di voci di chi da altre province si sta organizzando a venire. Un fattore positivo, spiega il sindaco Rocca, che aiuta ACI Sant'Antonio dal punto di vista turistico. Oggi sarà veramente un modo per far venire tante persone da fuori, quindi è anche questo un modo per fare turismo, no? Per veicolare il nome di ACI Sant'Antonio in giro e fare lavorare le attività del territorio, e credo che questo sia il dovere di un'amministrazione locale. A promuoverlo il comune di ACI Sant'Antonio con il supporto della regione siciliana, assessorato del turismo, dello sport e dello spettacolo. Fondamentale è stato il supporto della consulta giovanile, come spiega l'assessora al turismo, spettacolo e politiche giovanili Agata Spinto. I nostri ragazzi della consulta sono super attivi, ci stanno aiutando nell'organizzazione, nell'assicurare la sicurezza nel corso della manifestazione. Siamo molto contenti perché c'è un risveglio sia sotto il profilo giovanile sia sotto il profilo culturale in generale. Quella di stasera sarà sicuramente una manifestazione di intrattenimento, però al contempo è un intrattenimento che fa riflettere, perché sappiamo che si tratta di un comico che non fa soltanto ridere, ma che appunto suscita delle riflessioni importanti con il suo no sense, con le sue improvvisazioni. Però siamo convinti che sarà davvero ben recepito e contiamo davvero anche nella partecipazione dei nostri concittadini e dei comuni viciniori.
E nell'ambito dell'estate sant'antonese, domani sera nella piazza di Santa Maria la Stella, la compagnia Un Passo dal Sogno di Acireale porterà in scena Pinocchio Burattino Senza Fili, un musical la cui narrazione è intrisa di allegorie e insegnamenti morali. La storia offre numerosi esempi di comportamenti e conseguenze, insegnando importanti lezioni sulla verità, l'onestà, il coraggio e l'importanza di imparare dagli errori. La compagnia del musical Un Passo dal Sogno di Giuseppe Privitera, con i canti, le coreografie, le musiche e persino le scenografie minimizzate al massimo per dare risalto alle storie e ai loro personaggi, ve la racconteranno dalla prima all'ultima scena. Il cast è composto da ragazzi e ragazze, ma anche da madri e padri di famiglia. Pinocchio è infatti uno spettacolo adatto a tutta la famiglia, un musical che diverte e commuove. Scene, cambi scena, canzoni emozionanti, coloratissimi costumi e un grande cast di bravissimi ragazzi adulti capitanati da Giuseppe Privitera danno vita a 2 ore di spettacolo dal ritmo travolgente. Lo stesso spettacolo poi verrà portato in scena domenica 1 settembre a Loreto, Acireale, largo Padre Sozzi. E questa sera alle 19 nel cortile interno del municipio di Giarre sarà presentato il libro Donne di carta in Sicilia, itinerari sulle orme delle scrittrici di Marinella Fiume, iniziativa che rientra nell'ambito del programma Estate Giarrese 2024. Passiamo adesso allo sport, parliamo di Acireale Calcio. È ufficiale il cambio di sede della partita di Coppa Italia tra Acireale e Sant'Agata. La Lega ha infatti accettato la richiesta dei due club dell'inversione di campo. Il match si giocherà quindi domenica 1 settembre alla Fresina di Sant'Agata di Militello con inizio alle 18.30. E rimaniamo in ambito di sport, parliamo di ACI Bonaccorsi, pronta a tingersi nuovamente di giallo-verde. Presentata al Palazzo Municipale la nuova squadra, la SD ACI Bonaccorsi 2024, che militerà nel campionato di promozione. Sarà la stagione del grande ritorno del calcio ad ACI Bonaccorsi. La sala consiliare del Palazzo Municipale ha ospitato la presenza dell'assessore allo sport Francesco Lima, la presentazione della nuova squadra, la SD ACI Bonaccorsi 2024. Un ritorno che già suscita curiosità ed emozione, dato che la società, nata dalle ceneri del Real ACI, si appresta a militare nel campionato di promozione, categoria mai toccata nessuna compagine sportiva locale. Un entusiasmo unito alla voglia di riportare il calcio laddove tutto è fermo da qualche anno, così condiviso dai presidenti Giuseppe D'Antone e Alessandro Mirabella. Siamo molto contenti di iniziare questo percorso ad ACI Bonaccorsi, che sarà un percorso a lunga durata, perché stiamo non solo facendo tutti gli adempimenti necessari per disputare il campionato di promozione, già abbiamo fatto, e l'Under 19, ma in futuro cercheremo di coinvolgere anche il tessuto, il territorio di ACI Bonaccorsi con il settore giovanile. Noi cercheremo di fare un buon campionato di promozione, cercando di comunque star bene in questa categoria. Questi sono gli obiettivi, poi se viene qualcosa in più chiaramente ce lo prendiamo, e questo è l'obiettivo, fare bene sicuramente in questa categoria. Abbiamo scelto la piazza di ACI Bonaccorsi per rilanciare il progetto calcio in questo comune. Ciò che desideriamo è cercare di dare una possibilità a questi ragazzi di mettersi in mostra per poter poi accedere a delle categorie superiori che gli permettano un po', diciamo, di realizzare il sogno. Stadio che sarà dato in gestione alla società, già pronto a tingersi nuovamente di giallo-verde e a ospitare il primo impegno della stagione, la gara contro l'ACE Galatea di sabato pomeriggio, valevole per il primo turno di Coppa Italia di categoria. Ci aspetta un ACE Galatea agguerrito, che si è rinforzato, squadra ostica sicuramente, e quindi noi dobbiamo essere preparati sia dal punto di vista tattico che dal punto di vista tecnico e soprattutto atletico. Quindi sembra comunque che ci siamo, in linea di massima ci siamo, manca ancora qualcosa, però ci siamo. Andiamo a chiudere, lo facciamo con le previsioni meteo per la giornata di domani. Mercoledì, tempo localmente instabile. La giornata trascorrerà con una mattinata soleggiata con cielo poco nuvoloso. Nel corso del pomeriggio ci saranno delle precipitazioni, spesso temporalesche, sulle zone più interne. Temperature massime fino a 32 gradi, valori notturni per lo più stazionari.
Bene, è tutto per questa edizione. Prossimo appuntamento con l'informazione di TG Reporter News domani a partire dalle 13:40. Grazie per averci seguito.